Amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Eccellenza On Air, la rubrica settimanale che va a raccontare quello che è stato il passato turno di Eccellenza, ma soprattutto va ad analizzare quello che sarà il prossimo. Nella giornata di mercoledì, tantissimi gli scontri interessanti giocati, incontri che hanno lasciato il segno soprattutto a casa L'Aquila 1927, ma anche ad Avezzano. Segno positivo invece per il Chieti con il risultato roboante dei Marsi e nuovo sorriso per la Renato Curi angolana di mister De Eugenio. Ovviamente, come sapete tutti, ancora uno stop per il Lanciano che però domenica prossima, nel prossimo turno, giornata numero 6, tornerà in campo in quel di Pescara contro il Delfino Flaccoporto. Vedo già il nostro mosaico composto dai miei tre colleghi, che ringrazio in anticipo: Arsenio Iannotti, Federico Di Fabio ed Angelo Liberatore. Partirei proprio da Angelo Liberatore perché a livello cronologico l'ultima notizia, quella forse più importante post gara capistrello, è stata quella delle dimissioni di mister Roberto Cappellacci, accettate dalla società rossoblù e di riflesso società rossoblù che ha scelto il nuovo mister che sarà Bolzan. E allora, buon pomeriggio Angelo, linea a te, dici qualcosa perché ovviamente l'ambiente L'Aquila è sicuramente in fibrillazione. A te. Sì, buon pomeriggio Lorenzo, hai detto bene tu, ambiente in fibrillazione, d'altronde Cappellacci lo aveva detto subito dopo la partita di Capistrello, una prestazione che il tecnico di Tortoreto aveva bollato un po' come inspiegabile. Vero è che l'Aquila poi era riuscita comunque a riequilibrare il risultato, ma si vede che qualcosa già non funzionava, qualcosa si era rotto comunque nell'ambiente rossoblù, e quindi sono arrivate queste dimissioni che il co-presidente dell'Aquila, Gabriele Di Cristofaro, ha detto di aver accettato a malincuore. Cappellacci era al centro del progetto L'Aquila, lo aveva ripetuto a più riprese proprio il dirigente rossoblù, ma si vede che il mister proprio aveva visto che non c'erano più le condizioni per andare avanti. La soluzione è stata quella di richiamare un ex calciatore dell'Aquila, quindi una persona che comunque già conosce in parte o comunque bene nell'ambiente rossoblù, come Rubén Darío Bolzan, che tra l'altro all'Aquila ritroverà due giocatori che ha già allenato, seppur in situazioni e con casacche diverse. A Castelfidardo, infatti, l'ex centrocampista argentino ha già avuto alle sue dipendenze sportive, diciamo così, Pasquale Maisto, mentre invece a Giulianova si è incrociato con Francesco Di Paolo. Vero è che, trovata in maniera così veloce comunque la soluzione per la panchina, perché lo ricordiamo, oltre che Roberto Cappellacci ha lasciato l'Aquila anche il secondo di Cappellacci, Andrea Sciarra, che avrebbe potuto rappresentare invece una soluzione interna che non si è concretizzata. Dicevamo, Bolzan è arrivato ieri, domenica si andrà già in campo, quindi di fatto l'allenatore ha diretto un allenamento ieri, ne sta dirigendo un altro oggi, ci sarà la rifinitura di domani, e quindi tre step per conoscere la rosa, per capire le qualità, le capacità. Quindi diciamo che Bolzan avrà davvero poco tempo per imbastire una chiave tattica che risponda ai suoi dettami, molto probabilmente, visto che l'imperativo in casa L'Aquila è ritrovare serenità e ridare certezze all'ambiente ai giocatori. Non credo si inventerà molto tatticamente parlando il tecnico argentino, rimetterà negli slot di competenza molto probabilmente Di Paolo, Micciche, probabilmente lo stesso Maisto, che erano stati talvolta anche adattati da Cappellacci. Insomma, vorrà ridare una identità piena alla squadra, e c'è stato anche questo ulteriore segnale da parte della società rossoblù: il silenzio stampa di fatto attivato dalla giornata di ieri. Parleranno solamente in sede di pre-post partita staff tecnico ed eventualmente dirigenti, invece i calciatori non rilasceranno più dichiarazioni. Questo
almeno fino a quando non si sarà un po' normalizzata la situazione. Già in caso di vittoria contro la Renato Curiangolana potrebbe rientrare questo silenzio stampa, però Lorenzo, siamo davvero nel campo ancora delle ipotesi. Per quello che riguarda un po' di lavagna tattica, io ieri mi sono un po' informato, Bolzan un mister che gioca molto con il 3-5-2 ma che ha utilizzato anche il 4-3-3, e questo potrebbe essere uno spunto interessante, perché ti ho detto e ho detto ai telespettatori, non ci sarà molto tempo per preparare una partita, quella di domenica con l'Angolana, secondo dettami tattici abbastanza particolari, e quindi è probabile che Bolzan riparta dal 4-3-3, passami il termine, di cappellacciana memoria, magari cambiando qualche interprete e rimettendolo, diciamo, nei ruoli di competenza. Penso a un Francesco Di Paolo che giocava molto esterno con Cappellacci, che potrebbe rientrare da centravanti con un Micci che è magari spostato sull'esterno. Non è da escludere neanche, ma questo magari nel prosieguo del campionato, un passaggio al 4-3-1-2, visto che l'Aquila comunque gli interpreti Catalli, Bisegna, che possono giocare trequartisti, e poi due punte di ruolo che potrebbero essere Maisto e Di Paolo, oppure Micciche e Di Paolo. Insomma, staremo a vedere, c'è tanta carne al fuoco, però per l'Aquila, ora l'ho detto, l'importante è ritrovare la serenità e concentrarsi su questa partita con la Renato Curiangolana, che forse è il banco di prova più importante, perché l'Aquila, dopo il pari di Capistrello, sì, il campionato è lungo, ma si è un po' giocata un bonus, se mi passi un po' questa espressione di tipo videoludico. Da ora alla fine i rossoblù dovranno sbagliare zero o comunque quasi zero. Questo, diciamo, dall'Aquila è un po' il punto della situazione, Lorenzo. Angelo, ascolta, un paio di curiosità prima di andare dagli altri colleghi. Bolzan è stata una soluzione di emergenza, secondo te? Al pari dell'allenatore argentino c'erano anche altre figure valutate dalla società rossoblù, oppure sono andate dritti, sparati verso questo nome che bene o male conosce l'ambiente, oltre a conoscere la società stessa e il campionato? Si era fatto anche il nome di Antonio Meco Monaco, ma poi nella giornata di ieri, in pochissimi minuti, Bolzan ha indossato la classica tuta e è sceso in campo. Allora, si era parlato non solo di Meco Monaco, si erano fatti anche altri due nomi, che erano quelli di Donato Ronci e di Walter Piccioni. Piccioni, tra l'altro, una vecchia suggestione in casa L'Aquila, anche lui tra l'altro ex giocatore rossoblù. Io credo che la soluzione Bolzan sia stata dettata anche dal fatto che era un allenatore che non avrebbe avuto necessità di lasciapassare per tornare ad allenare, dato che la sua ultima esperienza era 2019-2020 in Eccellenza Laziale con l'Unipomezia. Penso ad esempio in un'ottica di Walter Piccioni, lui aveva cominciato la stagione a Ponte Vomano e quindi ci sarebbe stato bisogno di un'interlocuzione anche magari a livello di Lega. Faccio l'esempio e il caso ad esempio di Roberto Vagnoni, che aveva cominciato a Nereto, poi è andato a Monte San Giusto nelle Marche, però lì c'è stato bisogno appunto di un placet da parte della Lega. Siccome i tempi erano così stretti, io credo che si sia scelta una soluzione, passami il termine, di pronto impiego, di una persona che comunque, lo abbiamo detto, conosce l'Aquila. Tra l'altro l'ha conosciuta in una stagione molto particolare, che fu quella 2008-2009, un campionato per l'Aquila stoppato a due giornate dalla fine per via dei noti fatti connessi con il sisma del 6 aprile. Paradossalmente anche lì ci fu un cambio di panchina in corsa, subentrò Angelo Prospero e fece molto bene. Prospero stesso, intervistato dai colleghi qui della stampa aquilana, ha detto: Bolzan potrebbe ricalcare le mie orme quando io ero allenatore. Insomma, a distanza di qualche anno torna all'Aquila. L'impresa non sarà facile, perché comunque il Chieti ha dimostrato di essere una squadra solidissima e che sbaglia pochissimo, però con 8 partite ancora da giocare, l'imperativo in casa L'Aquila è quello di continuare assolutamente a crederci, e credo sia stata questa la prima cosa che Bolzan abbia detto alla squadra. Poi domani ne avremo maggior contezza al momento della presentazione ufficiale. Perfetto, grazie Angelo per il momento. Nella seconda parte ti chiederò altro, ovviamente, perché questi sono stati gli umori societari e gli umori di Roberto Cappellacci, ex trainer dell'Aquila. Nella seconda parte, prima dei saluti, ti chiederò un po' anche l'umore della piazza, perché è ovvio, è stato un contraccolpo inaspettato per tutti, e credo che insomma la piazza abbia
reagito in un determinato modo, poi ci dirai tu se positivamente o negativamente. Nel frattempo io sono nel centro storico di Città Sant'Angelo, perché come ha detto il nostro Angelo Liberatore, domenica ci sarà questa gara importante, un crocevia per le inseguitrici, oggi turno di riposo per la band di Nico D'Eugenio, che è affari spenti, come diciamo sempre, è lì ad insediare quelle che sono le favorite di inizio stagione. Quindi ragazzi a riposo, torneranno in campo domani mattina al Leonardo Petruzzi, che io guardo da quassù, dal meraviglioso borgo di Città Sant'Angelo, letteralmente una visuale splendida quella che notiamo dal paese, qui in provincia di Pescara, e i ragazzi di D'Eugenio si staranno sicuramente godendo anche questa giornata non caldissima ma davvero piacevole, tant'è che quasi tutti noi siamo all'esterno delle città che rappresentano questo meraviglioso campionato. A proposito di squadre che hanno preparato le proprie compagini, le proprie rose verso la direzione chiamata Serie D, vedo pronto Arsene Iannotti da Chieti, che sicuramente ci racconterà di un Chieti pimpante, non solo per quello che abbiamo visto al De Marsi, ma soprattutto perché dalla vecchia radiolina arrivavano notizie positive da Capistrello. Buon pomeriggio Arsene. Buon pomeriggio Lorenzo, un piacere, ben ritrovato. Come avrai visto anche tu direttamente sul campo ad Avezzano, questo Chieti, la capolista, è una squadra a tratti straripante. Parlavi di umori prima con Angelo Liberatore, mi è capitato anche di sentire qualche tifoso proprio a ridosso di questa trasmissione, è chiaro, c'è entusiasmo innegabile. A ciò bisogna aggiungere che l'avvicendamento all'Aquila, di cui stava parlando proprio prima Angelo Liberatore, Cappellacci Bolzan, è chiaramente scaturito da dissidi interni, motivi interni, ma una percentuale, piccolo o grande, questo non possiamo dirlo, di merito, tra mille virgolette, ce l'ha proprio il Chieti, perché mentre l'Aquila perdeva terreno a Capistrello, il Chieti incantava dall'altra parte, vicino diciamo ad Avezzano, e forse proprio questo risultato rotondo con il Chieti in solitaria in testa, anche se bisogna sempre rimarcare, l'Angolana ha una partita in meno rispetto al Chieti, 7 punti, quindi potenzialmente a pari punti con il Chieti al primo posto, unito a qualche difficoltà dell'Aquila, può aver accelerato, non so se sei d'accordo anche tu Lorenzo, l'epilogo che tutti sappiamo. Entusiasmo non c'è solo in città, ma anche, è ovvio, nel gruppo, nel gruppo squadra. Un moderato entusiasmo, diciamo così, perché Trevisan e Lucarelli hanno chiaramente fatto intendere al gruppo che il Chieti non ha vinto ancora nulla, chiaramente sorride il tecnico avezzanese, miglior attacco tra l'altro del campionato, 11 gol all'attivo, miglior difesa bunker, 2 gol al passivo. Dicevo, sorride soprattutto perché l'infermeria si sta man mano svuotando, c'erano alcuni problemi nelle scorse settimane, sapevamo di Pietrantonio, abbiamo visto ad esempio che Forti è rientrato nella partita contro l'Avezzano. L'unico dubbio che c'è ancora riguarda Mattia De Fabritis, anche se dopo la seduta odierna a Tollo la sensazione è che lui possa tornare quantomeno tra i convocati, ha smaltito i suoi problemi fisici che lo hanno afflitto in questa prima parte di torneo, anche se pure nella sua assenza Consorte, Filosa e lo stesso Aquilanti hanno mostrato un'affidabilità eccezionale a dir poco, Lorenzo. Domani è prevista la classica rifinitura in cui Lucarelli scioglierà le ultime e lo stesso De Fabritis farà l'ultimo provino in vista della gara con il Capistrello, che anche se ricordiamo ci sono anche altri difensori centrali, c'è lo stesso Di Renzo, c'è Lucarino. Insomma, c'è una grande abbondanza. Una rosa importante, tra l'altro in telecronaca, certo. Proprio Arsene, domenica abbiamo rimarcato questo aspetto, nel momento in cui il Chieti va, tra virgolette, in affanno, e quest'anno è capitato pochissime volte, almeno nella seconda parte di questo mini torneo, Lucarelli si gira verso la panchina e, come detto in diretta appunto, si illuminano i suoi occhi, perché è davvero un bel vedere.
Dici benissimo, è una rosa composta da 30 giocatori se consideriamo anche un paio di ragazzi giovani del vivaio, quindi insomma c'è una grande abbondanza. Chieti che sta preparando dunque questa partita con il Capistrello, Capistrello che in trasferta con il Chieti, come saprai, a settembre nel campionato poi archiviato aveva vinto 1-0 nella prima giornata, un gol di Franchi sul calcio di rigore, era un altro Chieti chiaramente, giocava ad Ortona, insomma poi ci sono stati tanti colpi di mercato, sempre a settembre, ma del 2018, altro 0-1 del Chieti contro il Capistrello, quella volta segnò, se non vado errato, Aquino nei primi minuti del secondo tempo, anche se poi quell'anno, quella stagione si concluse con il primo posto e l'approdo in Serie D per il Chieti, stagione 2018-2019. La rifinitura, tornando alla squadra, si svolgerà sul sintetico di Tollo e non all'Angelini, e dove solitamente, non questa volta, il Chieti prepara la partita interna, come dicevamo anche le altre volte, quando il Chieti gioca in casa prepara le sfide all'Angelini, in questo caso no, nuovamente a Tollo. Per quanto riguarda, ti anticipo, l'edizione serale, abbiamo realizzato una clip con l'ex responsabile del settore giovanile del Chieti, si tratta, è stato anche osservatore del Parma e della Juve, Giancarlo Giannandrea, che ci anticipa un po' tatticamente quella che è la sfida del Chieti con il Capistrello. Ci si aspetta una partita bella e avvincente dopo che il Capistrello è riuscito a pareggiare in casa su un campo bello, stretto contro l'Aquila, e secondo me è un Chieti domenica all'Angelini che dovrà impegnarsi e cercare di non abbassare le motivazioni, ma bensì fare la partita sin dal primo minuto. Una squadra che potrebbe tornare con una difesa a 4, vediamo come si schiera, perché ultimamente è scesa una difesa a 3. Tatticamente vedo un centrocampo veramente molto forte con Verna, Colicchia, insomma giocatori di categoria, qualcosa anche di più dell'eccellenza. Sicuramente un attacco che sta ben facendo, ma potrebbe fare anche di più, un Galli un po' sottotono, vediamo domenica come risponderanno i ragazzi. La gestione Lucarelli, sia a livello tattica che a livello di atteggiamento della squadra, sta rispondendo molto bene, sta facendo grandi cose. Sicuramente sfrutteranno tutte le occasioni che gli capiteranno, perché sono molto cinici e ultimamente gli sta andando tutto per il verso giusto, per fortuna per loro. Per quanto riguarda i punti deboli, forse a livello difensivo qualche imbucata o qualche aspetto negativo negli under, un pochettino inesperti, anche se poi chi entra fa sempre bene e risulta sempre in condizione importante e perfetta. Per quanto riguarda il Capistrello, sicuramente verrà a fare una partita molto difensiva, si chiuderanno molto, sarà sicuramente un pochettino difficile scardinarli, ma con qualche palla inattiva sicuramente sapranno riprenderla e fare bene. Per il momento è tutto, Lorenzo. Nel prossimo collegamento proveremo anche ad abbozzare quello che è l'11 di partenza del Chieti contro la squadra di Paolo Giordani. Perfetto, grazie così Arsene per questo primo step, ottimo il tuo intervento, ovviamente scontata la contentezza del gruppo squadra, della società, soprattutto di mister Lucarelli, che come ha ricordato il nostro Arsene avrà forse a disposizione quasi tutta la rosa, con un De Fabritis che non lo sto io a ricordare e a confermare, un giocatore che in questa categoria fa davvero la differenza come tanti altri del Chieti. Pronto, eccolo qui anche il nostro Federico Di Fabio, comodamente seduto a casa ma pieno di notizie per un Delfino Flacco Porto che nel prossimo turno, dopo la battuta d'arresto di Città Sant'Angelo, vorrà tornare a toccare i tre punti. Linea a te Federico e soprattutto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Lorenzo, buon pomeriggio a tutti, sia ai colleghi che agli spettatori. Hai detto bene, Delfino che vuole tornare al successo, l'altro ieri, mercoledì, contro l'Angolana, ovviamente ha lasciato strascichi quella partita, nonostante la buona prestazione nel primo tempo il Delfino non è riuscito ad agguantare il pareggio. Ovviamente la qualità degli offensivi dell'Angolana ha fatto la differenza, anche la freschezza degli uomini di Nico De Eugenio si sono rivelati una doppia arma a vantaggio del
dei nerazzurri Delfino, che appunto sabato nel turno del 1º maggio aveva ottenuto la prima vittoria con il Capistrello, vittoria che però ha lasciato notevoli defezioni per Bonati. Uno su tutto è Petrarulo, l'attaccante che aveva sbloccato il match con un tocco sotto, si è schierato purtroppo al flessore, quindi dovrà rinunciare alle partite per le prossime 3 settimane. È già passata una, quindi probabilmente potrà rientrare, se non subito dopo la sosta, ma dalla seconda giornata di ritorno, quindi contro il Chieti. Delfino, appunto, che deve fare i conti con l'infermeria, perché oltre a Petrarulo mancano i soliti Paolilli e Sichetti, che anche nella partita di mercoledì sono stati out. Bonati, che ha però ritrovato in grande forma il capitano Tomas Silvestri. Ti devo dire, Lorenzo, le difficoltà principalmente del Delfino nella giornata di mercoledì sono state sicuramente legate alla stanchezza, perché è vero che comunque l'Angolano ha fatto una grossa partita, ma è stata davvero combattuta, e nella zona centrale del secondo tempo si è vista una notevole scesa, sì, del rendimento degli uomini di Bonati, quindi probabilmente dettati per questo motivo qui. Ricaricano le pile, ovviamente 3 partite in 8 giorni non sono facili da disputare. Domenica arriverà il Lanciano a Pescara, Lanciano che, come sappiamo tutti, non disputa una gara da ben 4 settimane, 5 gare di stop per via dei contagi Covid. Quindi resterà anche da vedere quale che sarà l'impatto dei rossoneri al match, perché è vero che sono tra virgolette riposati per via di questo stop, ma è anche vero che hanno avuto difficoltà sia dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista mentale, ma anche dalla condizione, perché ovviamente gli allenamenti non sono stati svolti in maniera regolare. Quindi staremo a vedere un po' come il Delfino risponderà. Sicuramente ci sarà il rientro di Giuseppe Molenda, che contro l'Angolana è riuscito a disputare circa 20 minuti di partita. Lui, che è stato out per diverso tempo per pubalgia, che non ha comunque smaltito completamente. Sappiamo quanto sia delicato questo tipo di infiammazione muscolare. Quindi andiamo un po' cauti nel dire che sarà al 100% disponibile, ma sicuramente verrà provato perlomeno per la panchina. Dicevamo quindi prima lo stiramento di Petrarulo, Sichetti e Paolilli, i soliti infortunati. Da vedere anche Luca Brasioni, la classe 2002, che appunto proviene dal settore giovanile del Pineto. Anche lui è stato indisponibile per la partita contro l'Angolana per una forte contusione. È da vedere se riuscirà a smaltirla. E niente, Lorenzo, nella edizione serale ti preannuncio che andremo a sentire delle voci di due protagonisti, Andrea Giannini e Tine Mori, che sono entrambi rispettivamente da 3-4 anni con il Delfino, sono davvero delle colonne portanti della formazione di Guglielmo Bonati. Sentiremo le sue voci e poi nel prossimo collegamento, come diceva anche Arsene, proveremo a spulciare un po' quelle che saranno le idee di mister Bonati. Con Tine Mori, Andrea Giannini, due giocatori del Delfino Flacco Porto, partire subito con un commento della partita di mercoledì con l'Angolana. Prima da Tine, come ti sei sentito? Qual è il tuo giudizio su questa partita? Allora, il mio giudizio su questa partita, cioè, secondo me potevamo fare meglio, secondo me, e magari potevamo evitare certi errori. Oppure magari quando sappiamo che la partita non la possiamo vincere, magari dobbiamo cercare di non perderla. Andrea, sei entrato nel secondo tempo sul risultato di 0-0. Ovviamente hai avuto dei clienti non troppo facili: Miani, Criscolo, Pantoni e Farias. Come ti sei sentito? Anche tu, qual è il tuo giudizio? Sì, come ha detto Morris, non possiamo essere contenti. Comunque, una sconfitta che, cioè, brutta personalmente, ma anche penso per la squadra.
e ci lascia un poco l'amaro in bocca, però ci dobbiamo capire che dobbiamo migliorare su certi aspetti, prima di tutto non riuscire a non prendere gol, perché quello è fondamentale e comunque è stata la caratteristica degli ultimi 2-3 anni che sono stato qui, quindi dobbiamo cominciare da quello e poi pensare al dopo. Appunto, la parola chiave è migliorare, perché si sa l'obiettivo del Delfino è quello, per arrivare nella prossima stagione in una condizione sicuramente migliore anche dal punto di vista, appunto, della crescita dei ragazzi. Vi sentite che state facendo comunque un balzo in avanti? Ma sì. Sicuramente personalmente, ma anche per tutta la squadra stiamo migliorando, chi più chi meno, chi con un certo tempo, però comunque tutti stiamo migliorando e dobbiamo continuare, perché comunque la strada è ancora abbastanza lunga. Tine, hai segnato il primo gol del Delfino in questo mini torneo, qual è stata la tua emozione per aver segnato Avezzano? Guarda, io ti giuro non mi sono manco reso conto, perché ho segnato di sinistro, che non è il mio piede, però devo dire che mi ha fatto un sacco di piacere segnare di sinistro, perché in quella partita stavamo perdendo 1-0 e quindi mi ha fatto un sacco di piacere pareggiare quella partita. Domenica arriva un avversario comunque sulla carta ostico che è stato fermo per 5 giornate, quindi è da una parte fresco dal punto di vista mentale, magari è in difficoltà, che partita vi aspettate? Prima Andrea, poi continuiamo. Come detto, può essere sia fresco che un po' affaticato, ma aspetto che i primi minuti, comunque il primo tempo sarà da tosta, perché comunque loro sono freschi, noi invece la un terza partita in 8 giorni, perché abbiamo giocato sabato, mercoledì e domenica. Però spero che comunque il nostro allenamento alla lunga ci riuscirà a darci quel qualcosa per vincere. Allora, domenica contro il Lanciano sarà una partita veramente, secondo me, veramente tosta, perché noi ovviamente, come ha detto Andrea, abbiamo giocato 3 partite in 8 giorni, insomma non è facile. Abbiamo dei giocatori magari stanchi mentalmente, anche fisicamente, e quindi la vedo un po' dura, secondo me. Ma con le giuste diciamo, modi di fare, secondo me possiamo farcela. Per il momento ti restituisco la linea. Perfetto, perfetto. Grazie al nostro Federico Di Fabio per queste info sul Delfino Flacco Porto. La vedo sul nostro mosaico la nostra Veronica Di Giovanni da Avezzano. Abbiamo detto, i risultati del mercoledì hanno lasciato strascichi pesanti in quel dell'Aquila. Sicuramente non se la passa meglio l'Avezzano, che mercoledì ha subito quella clamorosa sconfitta contro il Chieti. Poi sul finire di gara, proprio nel post match contro la formazione di Lucarelli, anche qualche polemica, diciamo così, tra la dirigenza ed il comportamento del presidente Paris. Allora, Veronica, ti vedo seduta in gradinata, quali sono le ultime notizie? Linea a te, buon pomeriggio soprattutto. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti gli spettatori. Sono arrivata pochi minuti fa qui al Dei Marzi, diciamo che ovviamente, come hai già preannunciato, quella di mercoledì è stata veramente una dura sconfitta. E, come ha detto il direttore Ridolfi, le gare possono essere perse, però l'importante è come perdere. Purtroppo l'Avezzano ha subito un calo, soprattutto a livello psicologico. Ieri non si sono allenati i ragazzi, sono tornati oggi qui al Dei Marzi. Prima di iniziare l'allenamento sono in riunione proprio con tutti i dirigenti, tutto lo staff tecnico, per capire un po' quali siano poi le problematiche che si riscontrano poi anche in campo, quindi sia le problematiche di tipo tecnico e tattico e sia le problematiche a livello di mentalità e quindi le problematiche a livello psicologico.
una sconfitta dura, perché i ragazzi, ecco, poi si erano preparati molto bene, soprattutto dopo aver disputato un derby contro l'Aquila, che insomma non ha mostrato tutte queste differenze contro una squadra come l'Aquila. Quindi i ragazzi erano preparati, il tecnico aveva preparato in modo veramente dettagliato la gara, si è rotto qualcosina. Però ecco, oggi sono qui, sono tornati, ci aspetta il turno nuovamente infrasettimanale, mercoledì contro il Lanciano, che potremo appunto vedere questa domenica contro il Delfino Flacco, quindi vedere anche le condizioni fisiche del Lanciano. Sì, come dicevi tu Lorenzo, ci sono state delle polemiche post partita, ma sicuramente dettate anche un po' dal nervosismo del risultato, perché insomma è stata fatta anche una piccola riunione, diciamo così, no? Un piccolo incontro dove la società ha cercato un po' di rimettere a posto quei cocci che si erano dispersi sul campo dopo questa sconfitta. Ovviamente bisogna ripartire, ed ovviamente c'è bisogno dell'impegno, della serietà, della costanza di tutti, a partire dai giocatori, che ovviamente vorranno così riscattare quel brutto capitombolo di mercoledì. Assolutamente sì, Lorenzo, infatti i primi insomma ad essere anche amareggiati sono gli stessi giocatori, perché poi sono loro che ci mettono la faccia insieme al tecnico. Però vorrei ricordare anche che questa è una squadra ricostruita interamente per questo nuovo mini torneo, c'è stato un abbassamento di budget, quindi insomma paragonare poi un Avezzano contro un Chieti o contro l'Aquila, compagini che hanno speso molti molti più soldi, mi sembra anche di cattivo gusto. Quindi ecco, i ragazzi adesso ce la metteranno tutta. Io credo che poi sia un torneo così particolare che può succedere veramente di tutto, come il pareggio dell'Aquila contro il Capistrello, veramente inaspettato da tutti. Quindi noi ci rimbocchiamo le maniche, oggi ci si torna qui ad allenare alla De Marzi, domenica noi non giocheremo, quindi ci sarà il riposo dei biancoverdi e torneremo in campo mercoledì prossimo, turno infrasettimanale. Vediamo il Lanciano come si presenterà, perché il Lanciano sicuramente sarà una sorpresa, ferma da molte giornate. Vediamo insomma come si ripresenterà a giocare. Quindi questo da Avezzano è tutto. Io, Lorenzo, spero di poterti dare qualche contributo per la trasmissione di questa sera, anche se qui non dico come l'Aquila, quindi non dico il silenzio stampa come l'Aquila, ma c'è poca voglia insomma di parlare e di esporsi, quindi io ce la metterò tutta, insomma vediamo se qualcuno vuole rilasciare qualche dichiarazione in merito. Allora innanzitutto ti ringrazio, Veronica, capisco momento, e anche per chi svolge un lavoro come il nostro è difficile poi andare tra virgolette a disturbare chi non solo ha subito una sconfitta, ma soprattutto chi deve rimboccarsi le maniche per cercare di ripartire. Io se non hai da fare ti invito a rimanere con noi. Ovviamente ne approfitto per ricordare l'appuntamento serale delle ore 20:40 per chi, come dico io, odia il web ed ama la TV, su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre. Rivedremo e rivedrete soprattutto voi questo approfondimento settimanale con Eccellenza on Air. Se la regia mi riapre il mosaico, perché insomma Angelo Liberatore è sempre lì all'Aquila, ovviamente, a raccogliere le ultime info. Angelo, dicevamo in apertura, la società ha assorbito il colpo, queste dimissioni le ha accettate, è corsa subito ai ripari andando a prendere un allenatore assolutamente di categoria. La piazza cosa dice? Ma il dubbio, Lorenzo, è che la piazza non si aspettava né il pareggio di Capistrello, ma ancor meno quello che poi è successo nelle ore successive con le dimissioni di Cappellacci. È normale che ci sia stata molta insoddisfazione, serpeggiato un po' di malumore dopo la partita del Comunale di Capistrello, soprattutto perché per le difficoltà palesate dall'Aquila nel fare gioco una volta in svantaggio, ma di questo va anche fatto onore agli avversari, al Capistrello che ha giocato, come ha detto il collega Luca Pulzoni nel commentare la partita, ha giocato con grinta, con determinazione, trovando anche una giornata di gloria sportiva. È normale che poi, una volta
che si era capito che Cappellacci avrebbe lasciato l'Aquila, quindi dopo le sue dimissioni, a prevalere è stato quello che possiamo chiamare lo spirito di squadra, quindi il ringraziamento, un po' la voce che correva anche sul web ma anche nelle vie della città dell'Aquila, il ringraziamento per quello che Cappellacci ha dato e ha fatto in queste stagioni nel capoluogo di regione. Lo ricordiamo, Cappellacci era arrivato quando l'Aquila era in prima categoria dopo un fallimento, quindi davvero è stato uno degli artefici della ricostruzione, passami il termine, una parola che qui all'Aquila va molto di moda anche per altre vicende, però adesso quello che si chiede è di ripartire, quindi il benvenuto a Rubén Darío Bolzan. Tra l'altro molti all'Aquila, molti sportivi, molti appassionati lo ricordano come giocatore, e quindi questo, diciamo, è stato anche un ulteriore fattore che potrà facilitare, io credo, l'acclimatamento del nuovo tecnico, anche se parlare di acclimatamento in questo campionato così particolare, ancora senza tifosi, almeno sugli spalti, molto compresso. Ecco, io credo che l'acclimatamento vero Bolzan lo debba fare con la squadra, lo stia già facendo da ieri, da oggi e con la rifinitura di domani. Una buona notizia per il tecnico è quella che viene dall'infermeria, perché a Capistrello si era rivisto quantomeno in panchina David Lennart, che in mediana per l'Aquila può essere un'arma importante. A Capistrello non c'era in panchina Mattia Di Norcia per un piccolo affaticamento, era indistinta, però poi il suo nome era stato depennato e quindi era stato mandato in tribuna spizzicando quella stamattina, però ho capito che, diciamo, nulla è di grave per Mattia Di Norcia e che quindi domenica potrebbe essere a disposizione, quindi Bolzan potrà comunque lavorare con tutto il gruppo e questo sarà importante a partire dal post Angolana, perché come ti ho detto già nel primo collegamento, tempo per inventarsi chissà quali alchimie e chissà quali soluzioni diverse il tecnico gioco forza non potrà averlo, in quanto appunto arrivato ieri, domenica sarà già in panchina. Come ti ho detto, l'importante per ora in casa l'Aquila è ritrovare serenità. La piazza ha assorbito, diciamo, il duplice colpo, il pareggio di Capistrello e quindi l'allungo in vetta del Chieti, ha poi anche metabolizzato le dimissioni di Cappellacci. Ora però quello che si chiede è una pronta ripartenza sul campo, ma va detto non sarà assolutamente facile, perché l'Angolana, lo stiamo vedendo in questi giorni, in queste giornate, è una squadra di assoluto valore con tanti giovani, e lo aveva detto però anche alla ripresa del campionato la dirigenza nerazzurra: noi faremo il campionato per far giocare i nostri giovani. Così è stato, e credo che questa sia comunque una filosofia che fa onore alla compagine nerazzurra. Vero è che troverà sicuramente una L'Aquila vogliosa di riscatto, con un Bolzan in panchina che vorrà sicuramente bagnare nel migliore dei modi il suo ritorno nel capoluogo di regione. Insomma, sarà una partita davvero ricca di spunti, e non credo che sarà una partita tra due squadre che vorranno piuttosto distruggere che non fare gioco. Credo che potremo davvero assistere a uno spettacolo di buona, buonissima caratura. Assolutamente, Angelo, se posso io assolutamente vorrei confermare quelle che sono le tue parole su Angolana, perché comunque è una squadra che ho commentato mercoledì nella partita contro il Delfino Flacco Porto, davvero interessante, ha molti giovani di caratura, come dicevi tu, ma poi ovviamente oltre ai giovani anche gente del calibro di Criscolo, di Miani, di Mucciante, di Cichella, Farias, insomma, parliamo di giocatori davvero interessanti, se non i migliori della categoria, siamo davvero lì vicini. Miani comunque due stagioni fa è stato capocannoniere, quindi insomma parliamo sempre di giocatori con un passato anche importante, lo stesso Criscolo, 21 reti nella stagione in cui Miani era capocannoniere con 21 reti, mentre Miani appunto con 23, quindi secondo me sono tutti gli ingredienti per appunto l'Aquila voglia di rivalsa, quindi questo è poco ma sicuro. L'Angolana vuole continuare a stupire, sono lì, quindi assolutamente confermo e sono completamente d'accordo con quello che hai detto pochissimo fa. Tra l'altro, Federico, giustamente tu hai citato Tiziano Mucciante, che anche lui tornerà all'Aquila da ex, in quanto lui ha militato
nell'Aquila quando la compagine rossoblu era in Serie C, era uno dei pilastri della difesa rossoblu, insieme tra l'altro a Marco Pomante, che sta facendo benissimo da allenatore a Pineto, e quindi ci saranno tanti incroci che faranno da corollario a una partita che io credo potrà essere molto divertente per l'una e per l'altra parte. Certo, ci sarà da soffrire sia per l'Aquila che per l'Angolana, staremo a vedere poi quello che diranno i 90 minuti, e da lì, dal risultato di domenica, molto potrà a venire fuori anche riguardo quello che sarà poi il prosieguo del campionato, perché è innegabile che se dovesse vincere l'Aquila, la situazione per l'ennesima volta qui nel capoluogo di regione cambierebbe, e stavolta in positivo. Viceversa, dovesse vincere l'Angolana, ecco, si aprirebbe una fase di riflessione, a questo punto per l'Aquila probabilmente anche di programmazione già in ottica prossima stagione, perché diciamo, mancherebbero ancora tante partite, però il distacco in vetta si farebbe ancora più importante. Quindi in casa l'Aquila diciamo che non c'è altra alternativa che la vittoria, ma d'altronde lo dicevo già nel primo collegamento, l'Aquila con il pareggio di Capistrello si è giocata quello che potrebbe essere l'unico bonus in un calendario, in un campionato così corto e così compresso. Bene Angelo, grazie a te, grazie al nostro Federico Di Fabio. Arsene, ultime info da Chieti, soprattutto nella parte tattica della giornata. A te. Eh sì Lorenzo, squadra che vince non si cambia, potremmo azzardare così, e del resto per la sfida con il Capistrello sono davvero pochi dubbi di formazione per Lucarelli, se non dettati dall'abbondanza, l'ho rimarcato anche il patron Giulio Trevisan, questo è un grande gruppo, lui diceva di 28 giocatori barra 30, se consideriamo anche i giovani. Sappiamo tutti che Lucarelli predilige il 4-3-3, ma in questo mini torneo ha optato finora per un 3-5-2, in alcuni frangenti 3-4-1-2, che assicura certamente maggiore solidità, diciamo così, in difesa, ma non per questo, non si tratta di una squadra dalle spiccate doti di attacco offensive. Riguardano proprio questo reparto, infatti i maggiori dubbi, avercene Lorenzo di questi dubbi, penso sono dati già segno tutti e cinque gli attaccanti. Per quanto riguarda la parte tattica, intanto ne approfitto per ricordarti che nell'edizione serale, come dicevamo prima, proporremo un interessante clip con Giancarlo Giannandrea, osservatore di calcio, che analizza, prova ad anticiparci tatticamente la sfida del Chieti all'Angelini. Allora, per quanto riguarda la formazione, davanti a Forti in porta sicuramente ci saranno i tre, Consorte, Filosa e Aquilanti. Praticamente non ha mai cambiato in difesa Alessandro Lucarelli, inamovibili questi tre giocatori. Dicevamo prima anche di De Fabritis, che potrebbe recuperare, ma non ci sono dubbi al riguardo per quanto riguarda diciamo la difesa. Poi gli esterni saranno sicuramente Puglielli a destra, e poi uno straripante, Pietrantonio, lo avrai visto anche tu, io lo avevo già nominato migliore in campo all'esordio nella partita contro il Lanciano vinta 5-1, lì fece una partita straordinaria Pietrantonio, che poi si è confermato, non ha giocato la partita con il Delfino Flaccoporto per infortunio, l'avevamo commentata io e Federico Di Fabio, ma poi quando è tornato, insomma, hai visto anche tu quella punizione, ma a parte quel calcio di punizione splendido, è una spina nel fianco per quanto riguarda le difese avversarie, a mio parere tornerà prestissimo a calcare altri palcoscenici, altre categorie, chiaramente Pietrantonio, chissà, anche tornerà tra i professionisti, Arsene, questo secondo me è quasi probabilmente scontato. Quella posizione sì, certo, è stata solo la cornice, il quadro l'aveva già composto durante il match, perché davvero straripante su quella fascia, e sentiremo, io spero, parlare di lui ancora una volta nei prossimi anni, soprattutto in categorie diverse. Certo, chissà, anche forse con il Chieti in caso di una promozione, ma chiaramente è di un'altra categoria questo giocatore Pietrantonio. Sì, dicevamo gli esterni Pietrantonio e Puglielli, poi centrocampo con Corticchia, Mariani e Verna, anche se sono in preallarme anche Farindolini e Donatangelo, le altre due riserve di lusso, diciamo così, del centrocampo. Poi in attacco abbiamo visto che Lucarelli cambia moltissimo, ha cambiato praticamente dalla prima giornata gli interpreti. In attacco ci sono Fabrizio
Pizzi, Cramellà, Rodia, Spadafora e Galli, quindi due di questi cinque giocheranno il posto del titolare. Galli, che è stato addirittura risparmiato, il capitano nero-verde, nella partita contro l'Avezzano. Lucarelli può permettersi anche questo, a mio parere. Però rispetto alla partita con l'Avezzano tornerà proprio Galli a riprendersi una maglia da titolare. Non so chi ne farà le spese, probabilmente Rodia, e quindi farà coppia con Fabrizi, anche se, ripeto, gli unici dubbi sono proprio quelli che riguardano l'attacco. Dicevamo, i Cramellà ha segnato un gol, così come Rodia, due Galli, due Spadafora, due Fabrizi, insomma, oltre al gol di Pietrantoni, uno di Mariani, uno di Verna, quindi insomma segnano praticamente tutti nel Chieti, che come dicevamo prima, 11 gol segnati, due soli subiti. Insomma, è una macchina quasi perfetta, almeno per quanto riguarda queste prime partite il Chieti. Staremo a vedere contro quella che è una sorta di bestia nera, come ricordavamo prima, che è il Capistrello, da non sottovalutare assolutamente. Ne sa qualcosa Angelo Liberatore, che ha seguito anche la sfida con l'Aquila. Allora, è tutto per il momento, se non hai altre curiosità, Lorenzo. No, va bene così, Arsene. Io vi ringrazio ovviamente per i contributi che avete preparato, e che ricordo ai nostri amici di Rete 8 Sport, di Eccellenza On Air in particolare. Vedremo stasera alle ore 20:40 su Rete 8 Sport, nell'edizione serale televisiva della nostra rubrica, con appunto i vostri interventi, con i protagonisti, con gli allenatori, i dirigenti, insomma tutto il mondo dell'eccellenza che guarda con massima attenzione il turno di domenica. Tra l'altro ci sarà anche un contributo della nostra Alice Pagliaroli, proprio da Capistrello, quest'oggi non presente on air sul nostro mosaico, ma che ha raccolto proprio nella mattinata di oggi alcuni protagonisti della formazione del Capistrello, che lo ricordiamo mercoledì ha ben figurato contro la corazzata l'Aquila. Siamo con Lorenzo Antonini e Daniele Di Gerolamo, grazie ragazzi per la disponibilità, in attesa di un caffè. Cominciamo con la notizia più importante di questa settimana, arrivata proprio all'indomani della partita tra Capistrello e l'Aquila, e quindi le dimissioni di Cappellacci. In un modo o nell'altro siete stati quasi responsabili. Allora Antonini, cominciamo da te. Una prestazione importantissima quella vista contro l'Aquila. È importante pensare che una squadra come la vostra sia stata quasi l'artefice. Guarda, purtroppo nel calcio ci sono anche queste situazioni, quando parti per vincere o comunque per arrivare tra le prime due o tre posizioni, se magari non arriva il risultato, purtroppo il calcio facciamo un po' così. E siamo contenti però di essere stati, cioè mi dispiace per il mister, però contenti di aver dato comunque tutto e aver fatto bene contro una delle, diciamo, favorite del campionato, e cercheremo anche domenica prossima di dare il meglio, anche perché incontreremo un'altra squadra che è favorita per la vittoria insieme all'Aquila e all'Avezzano. Daniele, la prestazione vista contro l'Aquila è sicuramente una prestazione di spessore, dovuta anche probabilmente al blasone dell'avversaria. Finalmente è venuto fuori il valore invece della vostra squadra, il valore del Capistrello? Le prestazioni ci sono state anche con le due sconfitte, però contro l'Aquila c'è stata più cattiveria e più voglia di vincere, ecco. Però abbiamo pareggiato alla fine, quindi ci teniamo il punto stretto e pensiamo alla prossima col Chieti, dove cercheremo di mettere il bastone fra le ruote. E proprio contro il Chieti, Lorenzo, sarà un'altra battaglia, forse la squadra che sta meglio in questo momento. Sì, ma comunque queste, diciamo, le favorite sono tutte squadre che da un momento all'altro possono fare gol, e ecco come è successo domenica al 94esimo, eravamo in vantaggio con un rigore sbagliato anche, quindi erano sempre lì pronti a farci male. Queste sono squadre attrezzatissime, ma noi cercheremo di dare tutto, perché siamo ragazzi che hanno voglia di dimostrare, comunque di fare bene, anche perché siamo tutti giovani, quindi
non si sa mai, non c'è mai niente nulla di scritto, diciamo. Daniele, per concludere, in una tua scala di valori, qual è la squadra più attrezzata in questo mini campionato? Come rosa, secondo me, l'Aquila, però Chieti sta dimostrando di avere un altro passo, quindi per fare 0-4 l'Avezzano ha qualcosa in più pure dell'Aquila, secondo me. Grazie ragazzi e in bocca al lupo. Ciao, grazie. Un saluto ovviamente a tutti voi, ad Angelo, ad Arsene, a Federico Di Fabio e alla nostra Veronica Di Giovanni da Avezzano, che ci ha lasciato per un impegno improvviso. Ovviamente un ringraziamento in regia al nostro Mario Giacchetta e soprattutto in primis un saluto a chi ci segue sempre da casa on air con Eccellenza On Air, a voi telespettatori di Rete 8 Sport, che sono sicuro sarete davanti alla TV anche questa sera alle ore 20:40. E allora per questo appuntamento settimanale è davvero tutto, sarà una domenica interessante, la vivremo noi dal vivo e la prossima settimana ve la racconteremo qui su Eccellenza On Air, dando uno sguardo anche al turno successivo. Da Lorenzo Valeriani è davvero tutto, buon pomeriggio e ci vediamo la settimana prossima.